Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Posso? Siamo? Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Niente, primo pensiero sicuramente va verso un giocatore in particolare, Frank Gaines, che ha avuto un problema nel primo tempo dove non è riuscito a rientrare. Abbiamo fatto le analisi e stiamo facendo di tutto per rimetterlo in piedi, quindi questa è la prima cosa. Vorrei affrontare questa partita sicuramente con fisicamente la squadra nei migliori momenti, che è cruciale, no? Penso che la partita che abbiamo giocato in Sardegna ce lo siamo giocata per un 30 minuti che non bastavano, dopodiché abbiamo subito la intensità della squadra avversaria e siamo tornati in casa con un giorno anche abbastanza particolare e non facile, che riguarda il viaggio, che avete sicuramente sentito tutti, e quindi è un po' saltato il programma che avevamo prima di questa partita, che era l'allenamento domani pomeriggio alle 6. Ovviamente quando siamo tornati i ragazzi non erano pronti, quindi alcuni si sono fermati un po' per fare qualcosa individuale, ma non tutti. Da oggi ripartiamo con una riunione, con un allenamento prima della partita, sapendo la grande aspettativa, la grande importanza di questa partita, derby che è tornato dopo tanti anni, 10, no, mi pare, in questa città. E un po', secondo me, questa partita anche un assist alla cultura sportiva di Bologna soprattutto, ma anche alla cultura sportiva di pallacanestro italiana, posso dirlo anche europea. Sicuramente è unico, o uno dei pochi che ha questa rivalità forte, questa rivalità di due società straordinarie che fanno di tutto per far vincere le proprie squadre. Sono sicuro che anche noi sul campo faremo di tutto per vincere la partita. Si è parlato troppo, si è scritto troppo, avete voi che siete bravi nel raccogliere tante informazioni, tirate tante curiosità, tante particolarità, tanti dettagli storici, quindi è solo aggiunge il valore a questa partita. Però una volta quando parte la giornata di domani, bisogna avere soprattutto pace in testa, una tranquillità mentale, un grandissimo grandissimo fuoco dentro per affrontare la partita. È importante per la nostra classifica, è importante per continuare come squadra di casa, di continuare con la striscia delle vittorie, e ovviamente anche importante nella questa rivalità storica, e basta lì. La Fortitudo gioca una pallacanestro molto, molto ordinata, molto bella in casa soprattutto, ha una energia, una spinta dal loro pubblico che sicuramente fa un grande aiuto alla squadra, e sono spinti da questa energia, da questo entusiasmo, e noi dobbiamo essere bravi a respingere indietro questa cosa con le nostre qualità e il nostro gioco. Non vedo altre anomalie guardando la vigilia della partita. Sicuramente possiamo e dobbiamo affrontarla con la certezza di essere leader in questo momento in Italia, che dovrà durare, potrà durare, ma non è detto che durerà, tocca e dipende solo da noi, di come faremo il nostro lavoro. Sasha? Sì. Entrando un attimo nel derby dal punto di vista tattico, la Fortitudo
concluderendoci da una prestazione molto bella contro il Brindisi, che è una squadra che come voi ha alto numero di possessi durante la gara. Voi siete una delle squadre che ha più possessi per quanto riguarda il campionato. E una delle armi con cui ha fortuna battuto Brindisi è stato proprio il controllo del ritmo, ha portato il ritmo dove volevano loro. Ecco, se questo tatticamente è un aspetto che per te può essere importante, come lo avete affrontato? Ma ovviamente Brindisi è Brindisi, Virtus è Virtus, e quindi non è che entravamo spesso nelle cose tattiche qui, no? Parlando, però ovviamente il ritmo della partita sarà importantissimo. Guardando quella partita di loro, sono entrati in un ritmo veramente buono e da lì hanno fino alla fine costruito la vittoria. Sono stati molto bravi a farlo. Dall'altra parte, una giunta di Sutton, un po' magari si aspettavano molto di più da un giocatore del genere, che fino a un certo punto ha dato qualcosa, ma non da Sutton vero che conosciamo tutti noi, no? Che vedendo la partita. Quindi sono due cose un po' diverse, no? Che avevamo anche noi l'avversario a Brindisi, no? Un paio di settimane fa. Ma se, no, la risposta chiedo. Se devo finire, finisco. Scusa. No, chiedi. No, voi tranquilli, quando io parlo con Zach, io sono qui per subire. Dai, tranquillo, dai, intanto per non allargare molto di più, grazie, penso grazie di aver risposto. L'anno scorso, davanti a un episodio spiacevole dei giocatori, ci dicesti che avevi perché durante la settimana avevi dovuto lottare con un avversario in più. Le aspettative, cioè tutto l'elenco di cose che hai fatto prima su questa partita. Beh, io non mi ricordo cosa abbiamo mangiato ieri. Ok, le aspettative, questa diciamo le aspettative, questa pressione, questa, insomma, dici tu sostantivo, sono stato un avversario in più per preparare questa partita oppure no? Beh, sai, professionisti sono particolari nella loro individualità. Ognuno affronta certo tipo delle partite in una certa maniera, quindi finché non ti trovi davanti a un compito non sai come si reagirà, soprattutto alcuni che non l'hanno ancora fatto nella carriera. Quindi noi abbiamo una squadra nuova, abbastanza nuova, anche quelli che c'erano l'anno scorso, già che parliamo di anno scorso, non hanno affrontato una partita del genere. Quindi è tutto un po' un punto di domanda e tocca a noi a preparare tutto l'ambiente insieme, ovviamente tocca a noi allenatori, anzi a me allenatore, a preparare la propria squadra e reagire in una certa maniera. Ma penso non andrei così lontano come no, tu no, hai nominato, perché solo... non c'è un avversario, c'è un avversario che rispettiamo tanto. Lo sappiamo che è un avversario tosto e basta così. L'aspetto tecnico sicuramente conta, l'aspetto tattico sicuramente conta, però io ho l'impressione, che chiedo a te se la pensi come me, che sarà molto importante, come in tante partite, però forse in questa con un po' di più, la capacità di gestire emotivamente la partita. Vabbè, è uno degli aspetti importanti, senz'altro, nelle partite del genere, senz'altro. Cioè questo è, io sempre dico che emozioni sono i nostri nemici nel lavoro quotidiano, ma anche nel bisogna esprimersi, bisogna individualmente far vedere, far capire chi sei, gioire, piangere, spero meno, però le emozioni giustamente a volte bisogna che si schiaccino per poter essere più cinici, più concentrati sulla pallacanestro che fa vincere. Sasha, tu hai giocato il derby da Fortitudino 25 anni fa, ti chiedo se secondo te la spinta che avevate voi all'epoca per battere la Virtus, che era la Virtus, può essere molto simile, cioè il tipo di spirito può essere lo stesso che avrà la Fortitudo. Tu sai che io Virtus, io alleno la Virtus. No, d'accordo, però ti aspetto. No, che... per dire, allenatore Sasha Giorgi della Virtus, mi stai facendo una domanda? No, ma infatti ti sto chiedendo, ti aspetti che loro abbiano quella carica emotiva?
ma non mi aspettano, io non penso di loro in quella maniera, io ho i miei bellissimi giocatori, mia grandissima società, quelle porto avanti, quando io non, degli altri non riesco a entrare nella loro testa, non li conosco e non è il compito mio. Cosa ci vuole per vincere un derby, coach? Che essere migliori. Sotto tutti i punti di vista o c'è una... Nella partita, nella pallacanestro, essere migliori nel giocare la pallacanestro. Vai. Io metto il jolly, guarda, ho fifth con te, fifth amendment. Rispetto a partita Fiorentina e Panathinaikos Olympiakos, questa partita cosa si diversifica? Cosa si differenzia secondo te, se c'è una differenza? Ma sono simili molto, di questa passione unica nel loro genere, perché sono partiamo dai tre popoli diversi, unici nella passione verso la pallacanestro, nell'amare la propria società, volendo, che a me non piace, anche nel non è l'odio, ma no, non voler tanto bene gli altri. Però parliamo della cultura greca, serba, italiana, sono tre cose diverse, però questa rivalità si sente, sono delle partite importantissime. E ben venga, è una cosa, io dico sempre, spesso ai giocatori che alleno, se non sentite nella carriera questo odore, questo feeling di averlo giocato un derby, vi mancherà qualcosa, che uno degli obiettivi è di giocarlo, perché è una cosa speciale e il pubblico ti fa sentire speciale, anche voi qua ci fate sentire speciale, poi... Alla fine vediamo in che direzione, sud, nord o sud, speciali, dopo la partita. Coach, parli appunto del feeling del derby, dei tifosi. Da quando sei arrivato a Bologna, in che modo i tifosi ti hanno fatto sentire questo feeling? C'è un episodio che ricordi? No, io sono abituato, conosco molto bene Bologna. Tutta normalità, per me ormai entra nella normalità, entra nel folklore di Bologna, no? Chiamiamolo così, nel colorito di questa città, che è bello. Quindi per me è normale, è una cosa, una battuta, una... ci sta sempre, una spinta, un piccolo sfotò, ci vivi con quello, fa anche piacere. Che tipo di allenatore è Coach Angelo Martino? Io penso sia bravissimo, lo sta dimostrando, ma non lo conosco molto bene né personalmente né dal punto di vista di un avversario per prima volta, che è tanto vero che sono stato quest'estate a una clinic di allenatori a Milano, vedendolo fare questa clinic, l'allenatore è preparatissimo, ma lo sta dimostrando con la sua squadra, anzi con la squadra l'anno scorso e poi anche quest'anno alla grande. Quindi è già un bel stemma suo proprio. C'è stato modo di chiarirvi con Nadadori o di ritrovare? No, non c'è niente di chiarire. Della partita di Sassari, con tante cose che non sono andate bene, c'è qualcosa che invece ti è, non dico piaciuto, insomma che hai guardato sul lato positivo della partita, qualcosa che ti ha lasciato comunque dei segnali buoni? Sì, c'è, le cose che analizzandola sapevamo che dove abbiamo sbagliato, dove non abbiamo fatto quello che ci siamo messi d'accordo. E la nostra squadra è una squadra orgogliosa, penso quello, no? Una squadra al quale non piace perdere, non solo giocatori sul campo, allenatore e il staff che siede in panchina. Penso che ormai tutta la società rappresenta questo orgoglio di non voler perdere, che non ci piace perdere. Io spesso metto la domanda davanti ai giocatori: qual è la sensazione che ti spinge di più per lavorare? Quella di
non mi piace perdere o quella mi piace vincere. E da lì potrebbero nascere anche le nostre direzioni di tutto un gruppo di gente che lavora bene. Che una cosa se non ti piace vincere, ma l'altra no, non ti piace perdere, ma l'altra cosa se ti piace vincere ti spinge, ti può spingere verso lontano, veramente. Coach, domani partita emotivamente importante, le emozioni sono dei nemici, come hai detto prima, e quindi sarà ancora più importante l'inizio di gara, che forse, se vogliamo, è una delle poche pecche di questa Virtus in questa, fino a questo momento. Ma sì, a volte siamo partiti un po', anche l'altra partita. Ci sono anche canestri facili che non si spiegano, che li sbagliamo a volte, ma poi esprimiamo un'altra, qualcos'altro. E spero che sarà molto più importante la fine. Intendo questa domanda, parlavi di spot per la pallacanestro, sì. Il rischio che magari il lato emotivo possa rovinare la parte tecnica, sono entrambe le squadre composte da giocatori abituati? No, ma penso che c'è tantissima qualità, penso che Fortitudo è fatta dai soprattutto dai giocatori italiani con tantissima esperienza, quello senz'altro. Quindi penso che, ma anche gli stranieri come Sims e Leunen hanno una esperienza veramente alta, quindi penso che la pallacanestro sarà bella, che sarà una bella partita di pallacanestro. E alla fine parliamo di tutto, di qua, di là, poi alla fine pallacanestro, il campo, che non dirà bugie, come dico io, perché il campo non mente mai. Scusa, dimmi. Se non giochi a Games, vabbè, è chiaro che nella questione per l'ottica del turnover comunque non lo sappiamo ancora, sì. Vediamo, valuteremo. No, ma voglio dire, ci sono positivi, avresti però comunque un lungo in più e un esterno in meno, per forza di cose. Grosso. Calcolando adesso, se mi fai pensare, sì. questo può modificare, non ti chiedo questioni tattiche, ma può modificare il tuo piano partita. Vedremo domani, io devo andare oggi a vedere un po', vediamo con che giocatori scenderemo domani in campo e da lì passiamo. Penso che siamo già abbastanza nella parte prolungata della stagione per dover assestare se manca uno o l'altro, quindi penso che potremo facilmente trovare le idee o andare sul piano, dal piano A sul B o magari anche C, vedendo chi c'è e chi non c'è. Però non abbiamo, cioè adesso avremo allenamento, quindi vedremo oggi e soprattutto domani se Frank ce lo può fare. Ok? Bene. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.